è iniziata Libera Festa 2012 Solaio. Una sera, leggendo il programma, mi sono accorto che mancava una manifestazione importante rispetto allo scorso anno. Si tratta niente meno che Pietrino DJ. Qui ci voleva un'idea per ripristinare subito questa iniziativa che non può mancare. Sentiamo i compagni cosa hanno detto. Allora, siamo al secondo giorno della festa di Liberazione, siamo nella cucina della festa. E siamo qui con Mario Valdi che gli vogliamo chiedere una cosa. Mario, c'è un problema alla festa. Fermati un attimo, è un problema serio, perché nel programma della festa non è stato inserito Pietrino DJ. Come pensi che si possa rimediare a questa cosa? Questo bisogna rimediare comunque, perché è un compagno assessore che bisogna assolutamente dargli lo spazio che è giusto che abbia all'interno della festa. Quindi bisogna rimediare. Bisogna rimediare al più presto. Fai un appello allora. Un appello accorato. Un appello accorato, diamo il posto. Per avere Pietro DJ alla festa. Io sai che per Pietro spetta sempre la lancia a fuoco. La lancia a fuoco. Sempre. Non sulla testa. No. A favore. A favore. Vabbè. Allora noi raccogliamo altre adesioni a questa cosa. Certo. Grazie. Fai il giro, prego. Qui c'è un problema, ragazzi. Che è successo? Grave, che bisogna risolvere quanto prima. Nel programma, ragazzi, non avete inserito Pietrino DJ. Bisogna rimediare. Si è aperto un caso, però non credo che sia. Perché Pietrino è stato sostituito da un DJ famoso che si chiama Mario. Fuori. E che però usa tecnologie molto all'avanguardia, che Pietrino non ha queste tecnologie. Prova. Come si rimedia? Allora, Pietro DJ non le sta inserito per un motivo preciso, perché ha tanto da fare come assessore e non lo volevamo sottrarre ai suoi doveri. Quindi, siccome c'era un accalcamento di persone da sistemare, abbiamo pensato che lui già c'aveva parecchio da fare e abbiamo. Ma ci riusciamo a inserirlo una sera? Avviene, ieri sera hai visto. Dopo il concerto si porta la musica e la mette. Possiamo dare l'annuncio sulla rete. Parla con i tecnici. Possiamo dare l'annuncio sulla rete che Pietrino DJ ci sarà. Magari una sera ci organizziamo, dopo un concerto ci organizziamo. Sì, diciamo che. Eppure c'è il segnale. Sì, dai, io per quanto mi riguarda io do un parere favorevole. Probabilmente Pietro non è stato inserito perché ci è sfuggito, ma come si fa? Si faranno i volantinaggi porta a porta, tanto ci siamo abituati, quindi ecco come si può risolvere la situazione. Va bene, grazie. Ciao. Dopo morto. Sei favorevole a Pietrino DJ? Noi c'è da fare, c'è da rimediare, perché nel programma non hanno messo Pietrino DJ. Possiamo lasciarlo così il programma? No! Nel programma che avete fatto c'è questo problema che si sta sollevando. Pietro DJ. Bisogna rimediare quanto prima. È un bel problema questo. Sennò Pietro DJ, perché sono tutti preoccupati, molto preoccupati. Allora quindi a me mi hanno garantito che. Io non ne so nulla, guarda. Io dei concerti se ne interessa la Ursula. No, io non voglio. Storia c'è, la serata di Pietro DJ ci deve essere. Vabbè. Promesso? No, io non ti posso dire perché sono io. Tu sei favorevole alla serata Pietro DJ? No. Cioè è bravo tutti gli anni, però non si può, bisogna variare. Non abbiamo mai richiamato il solito da Nanna Corlato. Ma guarda che è grave questa cosa. Si sta riprendendo, eh? So. Quindi di che è molto bravo. No, Pietro è bravissimo. Ma anche come assessore è molto bravo. È quello sicuramente. Però cambiamo sempre. Ma come dicevi forse ancora di più. Allora quindi voi non mi date speranza. No, noi siamo per Pietro DJ. Ah, ecco, allora quindi datevi da fare, ragazzi. Ascolta, allora. Stanno già scavando la fossa, Pietro. È diventato stanno un già caso. Scavando la fossa. Per chi è quella fossa? Allora, io faccio un annuncio. Io vorrei che Pietrino si presentasse qua da noi, venisse a dirci le cose.
secondo me troviamo una soluzione democratica alla questione. Va bene. Blah, blah. No, ma hai capito di che si parla? Di Pietrino DJ. Ma hai capito di che si parla? Del grande Pietrino DJ. Quindi te sei favorevole. Uno dei DJ più famosi di tutta la costa occidentale. Quindi non possiamo fare a meno. Ma non possiamo fare a meno, è stato soltanto un errore di stampa non metterlo nella nostra... Quindi al popolo di Facebook... Al popolo di Facebook diciamo che state sicuri, state tranquilli che anche quest'anno Pietrino DJ ci sarà, a sorpresa. Basta. Chiara, questo è il personaggio più ambiguo di tutta la festa. Ci devi stare lo devi attento. Evitare. Alla larga. Ascolta. Non ti provare, Pietrino DJ si farà quest'anno. Si gota? Pietrino DJ. Si gota? È un amico di Nando. Famoso. Famosissimo. Quindi te sei d'accordo? Lo sentiamo un paio di volte. Se la piano così. Quindi sei d'accordo che ci certo, sia. Certo, sì. Grazie. Voto a favore di Pietrino di ma chi è Pietrino? Non faccio dichiarazioni. Vogliamo Pietro DJ, devi dire. Vogliamo Pietro DJ. Dai. Vogliamo Pietro DJ. Vai. Vogliamo Pietro DJ. Vogliamo Pietro DJ. Fare una modifica al programma e mandare su al bar Pietro per fare il suo show da Pietro DJ, che quest'anno purtroppo qualcuno non l'ha inserito nel programma base e allora bisogna, infatti si sta mettendo la maglia. Vogliamo Pietro DJ. Vogliamo Pietro DJ. Vogliamo Pietro DJ. Io non voglio Pietro DJ. Nemmeno io lo voglio. Ma noi lo vogliamo. Voglio Pietro DJ, modifichiamo il programma della Libera Festa. Vogliamo Pietro DJ alla festa quest'anno. Vogliamo che tolgano Pietro DJ rimetti a zero. Vai. Vogliamo che tolgano Pietro DJ. Vogliamo che venga Pietro DJ. Vogliamo Pietro DJ quest'anno. Esperto. Allora Pietro, io ho fatto un breve sondaggio, non solo, ma ho anche protestato, diciamo, abbastanza, perché venga ripristinato quanto prima la serata Pietro DJ, perché non può essere... La Ursula mi ha appena contattato, perché ci sono forti rimostranze di popolo, e quindi... Io se te mi dai il permesso... Metterei su Facebook questa breve... No, questo rischia anche di aprire una crepa di dissenso all'interno dei lavoratori della festa. Infatti no, io ho detto... Lei mi ha detto, mettiamoci una pezza, come ha detto Nando, e domani sera porta la consulta. C'è il rischio la festa del prossimo anno. Cioè, diventa un caso, eh. Questo è un caso, altro che... Quindi, allora, vabbè. Posso pensare di Pietrino DJ? Niente, è bravissimo, sì, è bravissimo. Quindi te sei favorevole per Pietrino, sì. Pietrino? Sì. Pietrino? E un po' di DJ. Pietrino? DJ. Va bene. Stavo facendo un appello per Pietro DJ, sei d'accordo? Sì. Quindi anche te per la serata sei d'accordo? Come no? No. Chi è Pietro DJ? Pietro Lazzarini. Ah, allora non so perché non l'ho mai sentito, o sì? È bravissimo, sì che l'hai sentito. L'ho sentito. Quindi sei favorevole. Favorevole.